Benvenuti al punto, trasmissione di approfondimento politico e amministrativo dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Andiamo a conoscere gli ospiti di questa puntata e salutiamo allora Giacomo Leonelli, consigliere regionale del Partito Democratico. Benvenuto e benvenuta Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 Stelle. Allora, cominciamo con un tema caro al Movimento 5 Stelle che è quello che riguarda no, il costo della politica. Eh, siamo in una fase di riforme a livello nazionale ma anche a livello regionale. E cominciamo proprio da lei, consigliere Carbonari. Sì, eh, guardi noi, come ha detto bene lei, abbiamo. questo per noi è un tema molto caldo, molto sentito, soprattutto in un periodo come quello che sta vivendo la nostra regione. Eh, purtroppo, però ho, da, da quanto ho avuto modo di verificare, anche se sì sembra che ci siano eh, queste intenzioni di ridurre, ridurre i compensi, ridurre eh, gli oneri pagati per i collaboratori. Però comunque io vado a verificare i dati presenti nel sito Amministrazione Trasparente della Regione Umbria e vedo comunque una gran quantità di incarichi eh, per, eh, e di compensi pagati per collaboratori. Vedo una notevole quantità di premi aggiuntivi erogati ai dirigenti, valutati da un eh, organismo di valutazione che dovrebbe essere indipendente, spero che lo sia, però non riesco mai a capire perché eh, hanno sempre tutti il massimo. Riescono sempre a raggiungere tutti, il tutti e 69, credo, dirigenti il massimo del risultato, quindi, comunque, si spende ancora molto nel, in questo. Eh, abbiamo una sede a Bruxelles che, eh, sinceramente non so attualmente quanto costa, vorrei verificarlo, eh, non capisco neanche l'utilità poi delle sedi a Bruxelles delle regioni perché ci sono già le ambasciate, quindi eh, eh, io, noi siamo molto attenti a questo e da, vorrei che eh, al di là dei proclami della de, 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 de Giunta in genere e degli altri consiglieri ci sia la stessa attenzione che ad oggi non, abbiamo, non riusciamo ancora a vedere nei fatti. Donelli, questo è un tema di grande attualità, lei è consigliere, segretario, fino a, è segretario del partito e capogruppo fino a qualche giorno fa del Partito Democratico, ecco come risponde a Carbonari? Ma rispondo che il Partito Democratico non si è limitato ai proclami, ma le cose le ha fatte, sia a livello nazionale che a livello locale. Noi abbiamo abolito le province, lei io ero consigliere provinciale, sono stato la scorsa... Consigliatura, lei immagini 30 consiglieri di media per tutte le province d'Italia, 110 con eh, 10 assessori, tutti con l'indennità, faccia il conto di, quanti, eh, diciamo, di quante prebende il Partito Democratico e il governo Renzi ha eliminato, senza considerare la riforma del Senato che è oggi è in atto, che il Movimento 5 Stelle non vota, non voterà, ma tra le cose che, eh, che ci sono appunto tra le... Tra le Diciamo, tra, le no, tra le proposte, tra ormai diciamo, quello che sarà l'assetto definitivo dello Stato, sarà l'abolizione del Senato elettivo. E nell'abolizione del Senato elettivo ci sarà il venir meno di 315, appunto pari al numero dei senatori, indennità eh, da senatori con tutto quello che poi chiaramente ne consegue, sui vitalizi e via discorrendo. Quindi io penso che il Partito Democratico le cose le stia facendo, anche a livello regionale, mi permetto di dire. Anche a livello regionale. Non solo per quello che dovremo fare, perché sicuramente già c'è una... Eh, un mirino puntato sul tema delle partecipate, già l'assessore Arramo ha comunque eh, ragionato su una maggior semplificazione. Ma anche qui le cose le abbiamo fatte: abbiamo eliminato diverse agenzie, l'Agenzia per il turismo, l'Agenzia dell'agricoltura. Le abbiamo fatte negli anni passati, non è che diciamo, ci raccontiamo favole, ma soprattutto anche per, ter, per il tema dei vitalizi aboliti da questa legislatura. Io e il consigliere Carbonari saremo i primi consiglieri regionali senza vitalizio. Fino alla scorsa legislatura, vitalizio c'era. Tardi? Sì, probabilmente tardi, dopodiché siamo anche tra le pochissime ragioni che l'hanno fatto. Quindi io credo che su questo dobbiamo fare sempre di più. Sul tema del eh, premio ai dirigenti, concordo in pieno, ma anche qui nel nostro programma elettorale. Eh, dare, dare vita a meccanismi di selezione e di valutazione più seri come nel privato perché nel privato non il 100% dei dipendenti prende il premio di produzione e non è possibile che nel pubblico si trovi invece una situazione linea. completamente sperequata sulla, sulla stessa linea la dato oh, cioè questo è un poi, a fare una cosa usciremo più. Da, da questo argomento <ride> Con però domani lavoro allora, abbiamo parlato di riforme, riforma del Senato che diceva Leonelli, riforma delle province, si parla di macro-regioni, allora uh, le macro-regioni è un obiettivo secondo voi, come, ricominciamo da Leonelli, è un obiettivo a cui si giungerà a breve Leonelli oppure ha bisogno di, una, come dire, di, di, di un tempo più o meno lungo? Guardi, noi veniamo da un'esperienza del referendum sull'accorpamento di comuni di 1.000-1.500 abitanti, che sono quelli dell'Orvietano, e li abbiamo persi questi referendum, perché noi ci eravamo schierati per l'accorpamento di questi comuni. Poi non solo abbiamo perso il referendum, ma abbiamo perso anche i comuni, perché poi i cittadini non ci, hanno, non ci hanno votato alle elezioni amministrative. Io penso che questi processi debbano partire dal basso, innanzitutto, per essere ben assorbiti dalla popolazione. Ora, al tema delle macro-regioni, io credo che vada fatta innanzitutto una valutazione. Se e quanto servono, soprattutto quali, costa, quali costi abbattono, quali servizi migliorano, perché dobbiamo parlare chiaramente della ricaduta sul territorio e, e contestualmente può avviare un ragionamento anche sul tema dell'assetto. Io penso che l'unico obiettivo di macro regione possibile per noi sia la macro regione del centro, quindi Umbria, Toscana, Marche. Questo può essere un, un obiettivo, però ripeto, prima di prendere eh, la matita e ridisegnare i confini, io voglio capire fino in fondo quali ricadute positive Possono esserci, possono esserci sul territorio. In attesa sarebbe opportuno che alcune eh, scelte strategiche per un, un territorio vasto come questo vengano fatte. Per esempio la fermata dell'alta velocità Mediatruria in compartecipazione con la Toscana. Ecco, da segnali concreti si può avviare il ragionamento. È d'accordo Carbonari? Eh... Devo dire che sono d'accordo anche in questo caso con il consigliere. Eh, prima di tutto avviare un processo dal basso perché è fondamentale, eh, è la, secondo noi è il sale della nostra democrazia. Eh, la mia preoccupazione è che eh, si, eh, ci siano dei buoni propositi, forse nel, nell'idea di accorpare le regioni, però eh, non vorrei, su, invece sono in disaccordo con il consigliere sul fatto che- sul taglio delle province, su cui teoricamente noi siamo d'accordo, però sugli effetti in termini economici, in termini di minor costi. Eh, rispetto a quelli programmati, qui io voglio vedere i fatti. Rispetto a, a, a quelli che sono invece i programmi e anche in questo caso, ecco, la mia paura è che si faccia questo per eh, sì, ridurre, snellire la macchina, ridurre i costi e poi alla fine in realtà. Non si riducono i costi si, e si perde in servizi perché ci allontaniamo sempre di più eh, creando queste macro regioni da quelli che sono le esigenze de, de, dei nostri cittadini. Per cui andrei molto cauto su questo argomento e, e quindi giusto un processo condiviso e molto molto attento ancora di più di quello delle province, dove noi sappiamo le nostre due province addirittura erano tutte a due quasi in default, quindi ehm, insomma la cosa era molto preoccupante. Ecco andrei molto cauto e penso che ancora Ora credo che dovrebbe arrivare eh, a metà marzo, ma ritengo che i tempi siano ancora prematuri. Ripartiamo da lei, consigliere Carbonari. Lei viene dalla terza città dell'Umbria, Leonelli viene dalla prima, dal capoluogo, da Perugia, eh, però conoscete ecco, delle realtà particolarmente grandi rispetto alla all'ampiezza no, della regione Umbria che magari misurata con altre regioni molto più grandi i numeri, però insomma i problemi sono sempre quelli, no? eh, tra i problemi c'è quello del lavoro, dell'occupazione, quindi dell'economia, vertenze aziendali che comunque ci sono ancora, ecco come, come vede il presente soprattutto uno sguardo a domani Carbonetti? Ma io purtroppo non riesco ancora a vedere una soluzione a questi problemi aziendali, non riesco a vedere perché fondamentalmente non, io non la vedo, io personalmente lo dico come persona che vive nel mio territorio, non vedo una ripresa, vedo segnali sempre molto preoccupanti e continuo a leggere comunque dai, dai mezzi di informazione che eh, purtroppo al di là... Diciamo di alcune politiche messe in atto, però non ci siano ancora gli estremi, le situazioni sono gravissime, i fallimenti sono, gravi, sono sempre maggiori. Eh, concordati, cassa integrazione, gente appunto che viene fatta lavorare nelle cooperative con stipendi che io, insomma, mi veramente eh, ritengo indegni di un Paese civile, eh, quindi vedo che ancora c'è molta strada da fare, è, è per questo che io personalmente, ma noi siamo molto attenti al taglio dei costi de, della politica, comunque al taglio delle inefficienze, perché? Perché soltanto tagliando gli sprechi e le spese improduttive ma investendo nel territorio investendo in una riduzione delle, 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 delle tasse dei balzelli, delle imposte noi abbiamo la possibilità di eh, fare qualcosa con l'IRAP in questo modo, con un taglio della Spesa e un taglio delle imposte si può dare più slancio. Noi dobbiamo fare il massimo perché altrimenti l'occupazione, il problema giovanile, il problema dei cinquantenni che perdono un lavoro, non lo risolveremo mai. Allora eh, su questo tema sentiamo anche <coughs> cosa ne pensa Leonelli: il tema del lavoro, insomma, eh, riempie molte prime pagine ancora dei, dei quotidiani della, della crisi, tutto sommato. Sì, sulle tasse mi permetto di dire, prima di, abbassar, prima di abbassarle com, com, cominciamo a non alzarle. Penso che su questo l'abbiamo fatto bene noi in questi anni. Il fatto che per esempio ci sia stata una gestione ordinata di una, della sanità, che magari può sembrare fuori tema, ma che è il più grande capitolo chiaramente di spesa della regione. Se noi avessimo fatto una sanità eh, modello quelle regioni appunto che si sono indebitate, poi avremmo dovuto aumentare la tassazione e chiaramente l'effetto sarebbe stato ancora più gravoso. Per cui su questo penso che l'Umbria abbia... Tenendo, meglio, tenendo in regola i conti in questi anni abbiamo anche impedito, eh, no? impedito l'aumento della tassazione. Basta, no, perché c'è un profilo di emergenze e lo ricordava la consigliera Carbonai, cioè quindi delle vertenze che si aprono sul territorio, in consiglio ne abbiamo affrontate tante, abbiamo interrotto tanti consigli, giustamente, dico io, per incontrare i lavoratori e i sindacati di imprese che erano in grande, in grande crisi. Lavoriamo per quello che c'è possibile sugli ammortizzatori sociali. Eh, questo dobbiamo continuare a farlo in maniera ordinata e consapevole, cercando anche di attrarre nuovi investimenti, nuovi investitori, eh, perché poi magari ci possono anche essere delle imprese che in Umbria sono in difficoltà, ma c'è un capitale che viene da fuori, che magari può guardare con interesse a noi, perché non dimentichiamoci, noi abbiamo comunque delle medagliette no, da, da mostrare, noi abbiamo un livello di qualità della vita e di tenuta del territorio, comunque abbastanza buono nel quadro nazionale. Certo, dobbiamo lavorare sulle, sulle opportunità, sulla, uh, sulla possibilità no, di rimettere in moto un'economia che comunque in Umbria ha dei segnali di ripresa. Li dà. Io su questo non, sono, mh, non, non concordo con la consigliera Carbonari. Eh, noi siamo la seconda regione, per esempio, per incremento dei contratti a tempo indeterminato quest'anno. Solo il Friuli è avanti all'Umbria. Questi sono dati del Ministero. Quindi c'è sicuramente una ripresa. Il problema è che ancora ne vediamo poco gli effetti e il problema soprattutto è che dobbiamo accompagnarla con una strategia di medio periodo che metta in condizione tutti coloro che in Umbria possono essere in grado di fare il salto di qualità a cominciare dall'internazionalizzazione e a cominciare dall'innovazione, su temi sui quali siamo un po' indietro rispetto al panorama nazionale, di fare appunto di mettersi in gioco. Insieme a questo tra delle infrastrutture. Prima parlavo dell'alta velocità, fortunatamente da qui a due anni dovrebbe trovare il completamento il quadrilatero quindi il collegamento con le marche, quindi Perugia Ancona e Foligno Civitanova. Già è un pezzo, è un pezzo importante perché chiaramente non si può pensare che un'impresa venga a investire sul territorio se poi su quel territorio è impossibile muoversi. Vuole replicare, aggiungere qualcosa? Vorrei aggiungere qualcosa sulla sanità, visto che ha toccato la sanità, il consigliere volevo dire che una spinta forte la dovete dare dal punto di vista della, delle centrali di acquisto, della CRAS, no? perché avete già rilevato, avete già visto che già la Corte dei Conti vi ha, ha menzionato il fatto che la percentuale degli acquisti che passano attraverso ce la centrale, la crasse è molto bassa. Quindi so che c'è stato già un incremento, ma bisogna tendere a, 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 ad ampliare numero uno le categorie, perché mi sembra che siano 19 le categorie obbligatorie, ma 19 su 100, insomma, o su quante categorie eh, eh, si, su quante categorie si eh, divide la spesa sanitaria, penso che sia, siano ancora, eh, siamo ancora bassi. E quindi di centralizzare molto, perché centralizzando probabilmente si possono ottenere dei risparmi di spesa che poi giustamente vanno reinvestiti. Eh? Perché non è che uno deve risparmiare la spesa pubblica, porta anche, eh, diciamo, eh, se reinvestita nel territorio eh, porta sicuramente un benessere, benessere per le imprese, però ecco bisogna ridurre inefficienza e sprechi. Quindi date una spinta forte cent alla centrale d'acquisto sulla sanità. Mi sembra un, una sottolineatura molto importante colgo questa bene. <ride> me la accolgo per quello che può, sono consigliere, magari era opportuno che fosse l'assessore alla sanità, però per quello che mi riguarda la accolgo. Allora, uno degli atti che l'Aula ha votato sono le politiche giovanili. politiche giovanili, un documento molto corposo che riguarda una fascia d'età che va dai 15 ai 35 anni. Eh, Risorsa essenziale, è stato definito no? chi è, è, è dentro questa fascia d'età, cioè i giovani eh, Lionelli. Si poteva fare di più oppure va bene così, insomma? Guardi, quando c'è un provvedimento legislativo, si può sempre fare di più. Cioè, secondo è impossibile che ci sia un, un pro, un, una legge perfetta, eh, o comunque, ognuno di noi pensa che si, possa, si, si poteva fare di più. Eh, io credo che la cosa importante di questa legge ehm, sia che viene da un percorso lungo, che non sempre è foriero di diciamo, un, un merito, di positività, però in questo caso siccome si parla di una categoria che tutti pensiamo di conoscere e poi magari ci accorgiamo che invece è quanto di più lontano da quello che pensiamo, io penso che il lavoro anche fatto nella scorsa legislatura... Di, di, di confronto e di partecipazione, che eh, è un, par un lavoro è stato profondo con le associazioni giovanili, sia stato un elemento importante. Tant'è che io quando sono andata a interloquire con tante di queste associazioni, perché poi chiaramente quando un provvedimento va in aula ti chiedi anche no, come migliorarlo, eh, che tipo di emendamenti eventualmente fare, ho trovato di fatto una soddisfazione da parte di quel mondo, cioè di, di tutti coloro che appunto. Uh, rappresentano una generazione che è una generazione completamente diversa. Io mi ritengo ancora giovane, anche se dici, beh, ormai hai 36 anni. Però devo dire che quelli di 20 sono distanti anni luci da me. Quindi immaginatevi quelli di 20 quanto sono distanti anni luci da quelli di 45. Da quelli di... Quindi è un mondo completamente diverso. Credo che un, un provvedimento come appunto questa legge che va a regolare eh, un eh, numero di fattispecie comunque abb abbastanza ampio di appunto, e va a, da a dare anche un segnale sulla cittadinanza di un giovane in questo tipo di eh, chiaramente di realtà e nella nostra comunità e nel nostro territorio sia stato comunque un passaggio positivo, un passaggio importante. Ora vedremo gli effetti, magari in futuro ci torneremo per migliorarla, ma credo che un buon lavoro è stato fatto. Carbonari. Allora, eh, a me invece questa, questa disegno delle politiche giovanili mh, non è piaciuto molto. Devo dire che io ho una concezione un po' mia su questi disegni di legge fatti di 30, 40, di 30, 40, 50 articoli dove alla fine vado a cercare qual è il sunto, perché vado un po' mi piacerebbe che un articolato fosse composto da sei articoli concentrati su un tema o su un problema. Invece spesso vedo arrivare disegni di legge con tutta una serie di principi ma quando vai a stringere dici ok, ma qual è l'obiettivo di questa legge. Io l'obiettivo vero e proprio, al di là qualcosa di buono sicuramente c'è per carità, però uh, il, Credo che il tema fondamentale se uno vuole mettere in piedi un insieme di politiche giovanili è in qualche modo dare una risposta, contribuire a, a ridurre al massimo lo, la disoccupazione giovanile nella nostra regione è fortissima. Eh, noi abbiamo attivato il programma Garanzia Giovani. Eh, da, ho, da quello che ho potuto vedere eh, sul territorio questo programma, poi andremo magari a fare delle stime successivamente, ma non ha portato nuovi posti di lavoro perché è stato soltanto un programma, a parte che la nostra regione ha investito tantissimo del, dei fondi comunitari in formazione, cosa su cui io non sono assolutamente d'accordo perché piuttosto che investire, eh, credo che sia addirittura la percentuale più alta di tutta, la, di tutta, la, di tutta Italia, eh, piuttosto che investire in formazione, in enti formativi, investiamo sui ragazzi, cioè nel senso diamoli ai ragazzi. Eh, questo però ha portato, da cui ho potuto vedere, tutta una serie di eh, tirocini o comunque di, di iniziative eh, che, sono sta, che sono iniziate. Scato di sei mesi questi ragazzi sono stati mandati a casa e eh, pochissimi sono i casi in cui i soggetti che, che appunto hanno fatto questo percorso sono stati poi eh, sono stati assunti dalle imprese. Allora non vorrei, cioè da quello che ho potuto vedere, ma chiaramente va fatta un'indagine, eh, non è solo una mia percezione, va fatta un'indagine complessiva sul sistema. Non vorrei che, eh, che questa eh, abbia rappresentato per le imprese soltanto un modo per prendere mano d'opera a costo zero eh, e quindi non produce una maggiore occupazione, non produce peraltro un accrescimento della persona che eh, è stata eh, introdotta nel sistema perché in sei mesi eh, non c'è accrescimento. Il problema del lavoro continua a rimanere, secondo me, quello è il primo problema su cui bisogna cercare di lavorare il lavoro. Assolutamente. Allora, politiche giovanili allaccio a questo diciamo argomento a un altro che riguarda un po' anche la sicurezza. Poi entreremo proprio nell'ambito della sicurezza con la visita della Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosi Bindi, qualche giorno fa, proprio a Perugia. Però parlando di giovani, il tema delle dipendenze, consigliere Carbonari, che riguarda. Sia sostanze stupefacenti ma anche alcol in alcuni casi diventa un problema se poi mettiamo insieme a quello della ludopatia che riguarda lì tutte le fasce di età, anche quelle anziane. Soprattutto diciamo, abbiamo completato un quadro particolarmente come dire, grave e pericoloso. Ma eh, proprio su questo tema dei, dei giovani che mh, vuol dire, si avvicinano troppo a certi ambiti, che dice? Eh, che io credo che Perugia peraltro in tema di tossicodipendenza sia veramente diventata un una città da attenzionare molto perché ci sono delle zone che veramente sembra essere il Bronx. Io qualche volta sono venuta in treno ma c'è la stazione che anche di giorno è preoccupante. Eh, purtroppo forse non è stata data una dovuta attenzione negli anni e non c'è un polso forte in questo momento nel combattere questo tema. Eh, ci troviamo ma anche nel, purtroppo è un fenomeno in crescita quello della delle dipendenza quello della dipendenza da droghe ma della dipendenza da, da, da alcol eh, che vediamo anche nella nostra città eh, mh, non riesco a, a comprendere quali possono essere eh, la, la, i, le azioni che noi come regione, come consiglieri possiamo portare avanti, però sicuramente è un problema fondamentale perché è un problema eh, che riveste la mia città, Perugia, città di Castello, abbiamo visto morti, per cui sicuramente purtroppo mi sembra poi di ricordare che... Non abbiamo grandi progetti sulla sicurezza, non mi sembra che esistano, tant'è che io ne ragionavo, ragionavo poco fa con un collega consigliere dicendo cerchiamo di, di incidere notevolmente perché il problema è veramente serio. Quindi mafie purtroppo abbiamo detto che dobbiamo, dovevamo sciacquarci la bocca, però poi è uscito il discorso che le mafie ci sono in ombria. Le mafie ci sono e dà una vita. La affrontiamo tra, tra un attimo eh, ecco soltanto. Qui. Vado da Leonelli per proseguire il discorso sui giovani. Poi torno da lei mh, mettendo appunto e collegando la visita della presidente Bindi proprio su questo tema. Leonelli, i giovani, l'alcol, la droga e, e quant'altro. È un problema purtroppo annoso. Eh, non penso che la, la risposta possa essere una risposta, diciamo, univoca. Eh, C'è un tema che riguarda le famiglie. C'è un tema che riguarda uh, la formazione, c'è un tema che riguarda ovviamente una cultura diffusa. Eh, noi come Regione credo che eh, una riflessione però su quello che spetta a noi, perché a noi non spettano le politiche di sicurezza, eh, non spettano chiaramente eh, le, le politiche repressive, ma per esempio sul capitolo della sanità... Capire sì. un attimo quelle che possono essere gli interventi, magari anche muovendo da e quelle che sono preso a livello finanziario Vabbè, no? certo, sulla sua sanità, le dipendenze. Eh, esattamente, capire sì. anche su questo sì, una eh, magari una valutazione, vedendo anche quello che è accaduto in altre regioni, che magari potevano avere o possono avere problemi simili. Penso che una riflessione su questo, sì. ma in maniera serena e pacata eh, possa essere fatta. Perché comunque, ripeto, al di là delle questioni. Eh, chiaramente che purtroppo leggiamo quotidianamente sui giornali, anche su Perugia, dove si tenta. Una retorica. Adesso eh, parlo poco della mia città, perché comunque sono consigliere giornale, ma insomma vedo che l'amministrazione comunale lancia questa retorica un po' del Paese dei Balocchi, che sembra che non c'è più nessun problema. Poi però leggiamo al tempo stesso che. I problemi ci sono e che i morti di doverdosse ci sono e che e gli episodi di microcriminalità legati al mondo della droga ci sono. Quindi su questa anche un'assunzione di responsabilità magari diversa, no? meno diciamo, nel raccontare una retorica che è un po', un po stantia. Allora Nell'argomento con lei per, sulla visita, perché mancano come vedete quattro minuti, sulla visita della Presidente Bindi, presidente della Commissione Ma... parlamentare antimafia a Perugia, insomma non è che ha detto che a Perugia c'è la mafia, però bisogna stare attenti, no? in sintesi estrema detto è, è una cosa utile che la Presidente Bindi abbia detto questo. Perché purtroppo l'Umbria è una, un terreno, un territorio più che un terreno. Eh, è, è un territorio fatto di persone eh, che vengono da una determinata tradizione e storia, e per questo può essere terreno di facili conquiste. Perché magari noi non abbiamo i cosiddetti anticorpi, se certo. chiaramente ci, ci rendiamo conto anche magari dopo, se certe realtà sono realtà comunque un po' uh, poco chiare e soprattutto in, in un'epoca di uscita dalla crisi economica eh, capisce che non è, eh, non è comune il fatto che arrivino soldi magari da altri territori, da altre regioni eh, se, no, non chiedersi il perché, come mai arrivano quelle risorse magari pensa tutte quelle persone che hanno attività in difficoltà o che vedono arrivare dei capitali che magari possono dargli un po' di ossigeno magari non ci pensano Due volte. Purtroppo questo incardina anche nel nostro sistema elementi eh, di, stampo, di stampo criminoso. Per questo noi ribadiamo la necessità di dare vita al più presto alla commissione che avevamo chiaramente in passato sull'antimafia. Sarebbe bello parlare di banche, di, di, di credito, partecipare, di partecipare. Una Va bene? Allora, adesso in due minuti non ci riusciamo vabbè, sicuramente. Allora su questo tema. No, sono come dicevo, eh, il problema della. noi quando eh, in commissione, in consiglio stavamo cercando di costituire questa commissione eh, per la Gesenu, il tema Gesenu. C'è stato qualche scambio tra la Presidente e Liberati che appunto diceva non si può parlare di mafia in Umbria e la Presidente, ci ricordiamo bene che uscì Liberati, sciacqua di la bocca. Beh questa cosa ogni tanto mi torna in mente quando poi ho letto tutti i fatti successivi, tutti gli interventi successivi. Credo che l'altro ieri siano state licenziate quattro persone eh, dalla Gesenu per collegamenti mafiosi e due sono probabilmente in corso di licenziamento. Quindi i problemi ci sono, la mafia c'è in Umbria, ma non è che c'è solo la mafia. Se non sbaglio, qualche anno fa, eh, credo a Ponte San Giovanni, c'erano altro tipo di mafie, eh, di altre, chiamate diversamente. Eh, arrivano, c'è l'andrangheta, c'è la camorra. Lo dico perché in quali, nella mia professione mi sono, eh, diciamo, sono stata impegnata in un procedimento. Come curatore fallimentare ho avuto una società che in qualche modo era legato alla camorra. Per cui dico che purtroppo credo che non ci sia territorio italiano che sia eh, immune da questo problema. però bisogna tenere alta la guardia. Non pensare che noi, non, per noi non arriverà niente, perché anzi, proprio in quel momento che abbassiamo le difese, quindi. Allora, in, però, in, eh, prego, non è prego, prego. criminalizzare eh, ex ante, perché se si criminalizza ex ante un territorio. Eh, ci sono delle ricadute negative se, comunque non dimentichiamo che oggi il fatto che l'Umbria eh, possa essere venduta diciamo come marchio di qualità per il territorio sì. per il paesaggio è per noi un valore aggiunto se invece si processa ex ante un sistema senza magari verificare poi la realtà criminosa eh, che, si, che si suppone eh, possono esserci ricadute negative non dimentichiamo mai il tracollo dell'Università di Perugia in seguito al famoso caso Meredith, cioè un nome di un territorio, una nomea, rischia veramente di, di produrre degli effetti devastanti. Allora siamo in conclusione, questo tutore quanto, quanto ci sarà ancora? Eh non lo so, speriamo almeno possibile perché dormo pochissimo, per cui anche oggi non, non ero freschissimo nelle risposte perché dormo 3-4 la notte. e Beh, speriamo, auguri, speriamo presto. Auguri per questo chiaramente, grazie per essere stati con noi, grazie alla consigliera Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 Stelle, a, voi. a Giacomo Leonelli del Partito grazie. Democratico, grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.